Cari lettori, stiamo presentando Samurai mese di aprile. È passato praticamente un solo mese da quel lontano marzo 1976 quando andavamo in edicola. È una situazione un po' particolare. Stiamo vivendo una cosa incredibile. La mia città, Milano, mi sembra di essere in agosto, con la sola differenza che non ci sono parcheggi. Tra un poco ci sarà obbligo anche di un pass speciale, una parola d'ordine se vogliamo, visto che i militari stanno arrivando per dare una mano a contenere i nostri cittadini. Momento difficile, contro un nemico terribile, subdolo, nascosto, invisibile. Ma questo non vuol dire che non dobbiamo fare il nostro dovere, io in particolare da giornalista, la cronaca, e essere puntuali il mese prossimo in edicola, con il numero di aprile. Oltre ai 30 anni della FICTA, che sono diciamo, il pezzo forte di questo numero, avremo dei pezzi molto interessanti, a partire dal concetto delle Olimpiadi. Parleremo di Gesing, il grande personaggio, il primo decimo dan della federazione olandese, ma soprattutto parleremo anche di Olimpiadi. Si faranno o non si faranno? Proprio oggi il presidente del Comitato Olimpico giapponese, Yamashita, grande campione di judo, ha messo alcuni punti importanti. Così io penso che la determinazione dell'avvocato Bach a voler per forza far aprire le Olimpiadi nel mese di luglio sia un po' avventata. Certo ci sono problemi, ci sono grandi interessi, ma questo si è dimenticato che le Olimpiadi sono gli atleti che la fanno, non solo i miliardi spesi per prepararla. Quindi auguriamoci che da qui al mese prossimo si sappia effettivamente che fine faremo anche con le Olimpiadi. Una cosa importante, il calcio ha fatto la sua grande sparata, ha deciso di posticipare i campionati europei, chiedendo 400 milioni di euro a salvaguardia del cambiamento, dei quali 70 milioni all'Italia. Cioè, non mi sembra male, visto che i calciatori poverini devono soffrire tutti i giorni la fame, eccetera, eccetera, anche 70 milioni per rimandare una competizione non mi sembra proprio il massimo. Dobbiamo fare un ragionamento interessante. Oggi, mai come oggi, il lavoro dei giornalisti diventa importante. Perché? Vi lascia la possibilità di andare almeno in edicola a prendere una copia del giornale, leggere qualche notizia un po' meno pesante di come sono oggi i telegiornali. Qualsiasi canale parlano solo di lutti, ne abbiamo tanti. Io non sono tanto d'accordo di cantare a una certa ora tutti i giorni. Non c'è da cantare. Secondo il mio punto di vista, tutti i giorni c'è da fare un minuto di silenzio per ricordare tutti i nostri concittadini e i nostri padri, madri, nonni che ci lasciano. Momento difficile. Io mi auguro che nella difficoltà di tutti, Samurai aiuti una categoria che nonostante il Salva Italia con il decreto, non è tanto messa bene. 100.000 centri sportivi, 200.000 operatori, i quali forse qualcuno che opera con gli enti locali potrà avere un minimo contributo di 600 euro. Come, quando? Questo non si sa ancora. Io credo che la categoria dovrebbe muoversi. Lo sport non è solamente da vetrina, non fa solamente cassetta.
Lo sport è un movimento professionale, siamo tutti professionisti, anche coloro che ancora dicono di essere dei dilettanti per non pagare le tasse. Io vi ringrazio, vi aspetto in edicola e soprattutto vi aspetto a questo incontro che noi terremo sempre mensilmente. Grazie e arrivederci.